Bentrovati alla nuova stagione sportiva per quanto riguarda All Sports. Partiamo con questo primo appuntamento di questa nuova annata, cercando di darvi un po' quelle che sono le notizie che riguardano le varie discipline sportive con le squadre siciliane impegnate. Appuntamento quello di oggi, che vedrà come temi e discussioni del dibattito che adesso andrò a presentare con gli ospiti che ho qui in studio in collegamento Skype. Parleremo di pallamano con quella che è un'esclusiva di Globus Television, il campionato di Serie B maschile per quanto concerne la regione Sicilia, e poi la pallavolo, come sempre attenzioneremo quello che è il campionato di Serie 3 maschile, che vede ai battenti due squadre siciliane, e poi come sempre l'angolo del ciclismo con il nostro caro Valerio Capzone. Allora vado a presentare subito quelli che sono gli ospiti di questo primo appuntamento stagionale. In studio qui con me per questa prima puntata di O-Sports un nostro esperto nonché uomo della redazione sportiva di Globus Television per quanto concerne la pallavolo, Nello Failla. Grazie, ciao Nello. Grazie Giovanni, buonasera a tutti i telespettatori. In collegamento Skype abbiamo il presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Handball, Sandro Pagaria. Buonasera Pagaria. Buonasera, bentrovati. Bentrovato a lei, è con grande piacere averlo in collegamento Skype. E come vedete anche dall'altra parte, invece, in collegamento Skype abbiamo il vicepresidente della Saturni AC Castello, Mauro Nicosia. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Ciao Mauro. Allora, iniziamo a parlare di pallamano e poi ovviamente affronteremo anche l'angolo della pallavolo. Parlando di pallamano, avendo il presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Handball, parliamo di questo campionato di Serie B che nel weekend che ci siamo messi alle spalle ha avuto il suo inizio. Una stagione che purtroppo sappiamo non vale solamente per l'handball ma anche per le altre discipline sportive, che è un po' caratterizzata da quella che è la problematica del Covid-19, tuttavia comunque c'è da registrare che pur tra mille difficoltà si parte e quindi con la convinzione che comunque il movimento della pallamano siciliana non si ferma, e questo è un grande risultato già, Presidente. Sì, devo dire che siamo molto contenti del fatto che siamo riusciti a partire, cosa che non era assolutamente scontata. Anche la Serie B siciliana è stata inserita tra le discipline sportive di interesse nazionale e quindi siamo andati incontro, diciamo, a un obiettivo importante che era quello di riniziare dopo un lungo stop da marzo del 2020 la nostra attività principale, che è quello del campionato di Serie B. Allora, diamo anche spunto per poter parlare meglio di quello che è accaduto. Prego la regia a questo punto di mandare la schermata con i risultati di questa prima giornata del campionato di Serie B di pallamano, che andiamo a leggere. Partite che hanno visto questi risultati: pallamano Aretusa NHC Rosolini 33-21, per la pallamano Aretusa 8 reti di Dalberti e Faraci, per l'NHC Rosolini miglior best scorer di squadra Martino con 8 reti, 4 di Spatola. Pallamano Avalo Agriblu Scicli 29-25, c'è da registrare questa grande prova da parte di Ciavorella, autore di ben 16 reti per quanto riguarda l'Agriblu Scicli. Dall'altra parte miglior marcatore Tilotta con 8 reti. Vittoria esterna dell'Etna Mascalucia che vince 32-29 contro il Giovinetto Petrosino, per la squadra di casa miglior marcatore Adamo con 10 reti, dall'altra parte 6 reti a testa per Celano e Di Somma. Le ali Mersala, Gigenti Pallamano 23-28, Samuel Daguanno 7 reti e 5 reti per la squadra marsalese, dall'altra parte per la squadra girgentina 5 reti di Mantisi, 4 di Cumbo e 3 di De Caro. Questi risultati di questa prima giornata, Pagaria, mi sembra che già iniziano subito ad esprimersi quelli che sono i primi valori reali di questo campionato, con alcune squadre, penso in primis la pallamano Aretusa, che già fa valere quelli che sono i galloni di super squadra in un campionato che comunque si preannuncia anche equilibrato.
Sì, devo dire che la nostra Serie B di quest'anno è anche frutto della, delle sette, delle quattro, i quattro ripescaggi di quattro società che l'anno scorso parteciparono al campionato cadetto in Serie 2. Abbiamo aperto la stagione con sostanzialmente cinque società nuove che si apprestano a fare il campionato di Serie B. Sicuramente la Retusa, fino a quando abbiamo disputato il campionato, era tra le primissime posizioni, quindi sicuramente è la squadra da battere insieme sicuramente ad altre. Però da quello che sono i primi segnali del campionato, credo che l'equilibrio ti porterà fino in fondo. Allora, vediamo anche la classifica, classifica abbastanza, cioè poco indicativa, visto che siamo alla prima giornata. Prego la regia di mandarla in onda, quella che è la classifica dopo questa prima giornata. Ecco la classifica, no, questi sono i risultati che abbiamo già dato, adesso ve la leggo, nel frattempo ovviamente apparirà in schermata la classifica con due punti, ci sono Pallamano Aretusa, Mano Avola, Etna Mascalucia e Gigenti Pallamano, 0 punti per NHC Rosolini, Agribuscicli, Giovinetto Petrosino e Leali Marsala. Questa è la situazione. Ecco, sempre con Pagaria, qual è lo stato di salute nella situazione attuale della Pallamano siciliana? Viviamo, come dire, un periodo di transizione che dal punto di vista nazionale vede l'handball non riuscire ancora ad emergere su un contesto continentale. Magari riuscissimo a competere con nazioni come Francia, Germania che hanno, o Spagna, che hanno campionati anche dove si può riconoscere già un livello di quasi professionismo. Ecco, in Italia qual è il problema che ha portato ancora la palla a mano a non poter essere ai livelli della pallavolo o del basket, che già in Italia comunque hanno una visibilità che è notevole, mentre un gioco così bello e spettacolare come l'handball ancora non riesce, come dire, ad avere quel qualcosa in più per poter emergere? Ma diciamo che la situazione della pallamano, storicamente la situazione della pallamano italiana ha avuto un percorso altalenante. Ci sono stati dei momenti importanti in cui si è partecipato ai campionati mondiali, si sono fatti risultati anche a livello internazionale. Nel 97 ai Giochi del Mediterraneo la squadra nazionale maschile ha vinto la medaglia d'argento. Però è chiaro che aggiungo anche un 17° posto ai campionati mondiali di Kumamoto del 1998, che fu comunque un risultato importante per il movimento. Assolutamente sì. E purtroppo nel corso degli anni sicuramente non c'è stata quella continuità che magari altre nazioni, al di là di quelle tradizionali, perché sicuramente storicamente le nazionalità dove la pallamano è stata molto sviluppata erano dell'Europa dell'Est, i paesi ex Jugoslavia, che sicuramente hanno avuto sempre un ruolo di primo ordine nel panorama internazionale. Purtroppo devo dire che noi facciamo grande fatica, anche perché il movimento è caratterizzato da tutta una serie di problematiche che possono anche riguardare l'impiantistica, perché altre discipline sportive hanno una necessità di un'impiantistica di un terreno di gioco più piccolo rispetto al nostro, e in Italia diciamo che i 40x20 di cui abbiamo bisogno sono molto più rari rispetto agli impianti per fare sia il basket che la pallavolo, per esempio. Questa è una delle problematiche. Certamente le problematiche sono tante, e ci auguriamo che da governance a governance, noi ci apprestiamo a dicembre a rinnovare la governance nazionale, ci sia un impulso per cercare di ridurre quanto più possibile il gap che sicuramente e oggettivamente c'è a livello internazionale.
ecco, dell'eredità, perché parliamo anche della pallamano siciliana, e come non possiamo citare uno che ha fatto veramente tanto per la pallamano non solamente siciliana e italiana, che è stato Concetto Lobello. Ecco, di quel lavoro fatto in quegli anni, che comunque ha visto anche in Italia avere, oltre che un livello un po' più alto per l'arrivo anche di stranieri fortissimi, ne cito qualcuno, Zovko fra tutti, ecco, di quel periodo che è stato importante anche per la crescita dell'handball in Italia e anche per la Sicilia, perché comunque abbiamo avuto anche una squadra che per alcuni anni ha vinto lo scudetto, è rimasto qualcosa oppure si è dovuto poi ripartire, perché comunque si vive anche di fasi e di stagioni e non sempre i decenni sono tutti uguali? Sì, quella diciamo che è stata la fase di grande spolvero della nostra disciplina, contestualizzata a un momento in cui la contribuzione pubblica economica sicuramente ha facilitato anche il raggiungimento di alcuni obiettivi, anche dal punto di vista numerico delle affiliate alla Federazione Pallamano, perché è chiaro che da un certo punto in poi il sostegno allo sport ha avuto un calo drastico rispetto a quei periodi, e questa è una disciplina che ha una storia diciamo diversa rispetto ad altre, sicuramente ne ha subito le conseguenze maggiori. È chiaro che ancora oggi noi possiamo contare di un nucleo storico derivato da quel periodo, basti pensare Enna, Trieste, Palermo, Siracusa, Fondi, cioè, voglio dire, ci sono tutta una serie di realtà che sicuramente hanno provengono da quel percorso, però è chiaro che oggi fare una similitudine tra quel periodo, questo periodo, al di là delle capacità indiscusse di Concetto Lobello, sicuramente rischiamo di fare una fotografia distorta, perché le varianti sono veramente, veramente tante. Bene, allora rientriamo in studio, perché adesso continuiamo, sì, mi fanno segno, continuiamo a parlare di pallamano. Ecco, vediamo se riusciamo ad avere a questo punto anche la top 10, così magari parliamo un po' di quelli che sono i marcatori di questa prima giornata. Ecco, questo Ciavorella, autore di 16 reti, cosa possiamo dire di questo giocatore che da solo praticamente ha tenuto a galla l'Agribus Scicli? Ah, questo è uno dei tanti giovanissimi che in realtà si stanno esprimendo nel campionato di Serie B, perché il campionato di Serie B, diciamo che rispetto all'anno scorso, ha abbassato l'età media della partecipazione degli atleti, e questo è uno degli obiettivi federali e regionali che avevamo. E Ciavorella sicuramente è tra quei talenti che in Sicilia sicuramente spiccano. È un classe 2004, se sbaglio. Esattamente, è un giovanissimo, tra l'altro per un sistema normativo lui potrà sicuramente essere tra quei ragazzi che sicuramente potranno dire la propria, non solo nei club ma anche nelle varie rappresentative che abbiamo solitamente. Noi partecipiamo sia ai giochi delle isole che al trofeo delle regioni federali, e quindi quelle sono le annate su cui noi stiamo investendo. Il Ciavorella sicuramente rispecchia quello che è l'evoluzione qualitativa che il movimento da qualche anno a questa parte sta facendo. Beh, noi iniziamo anche a fare conoscere questi giocatori attraverso Globus Television, quindi iniziate anche a memorizzare questi nomi. Ciavorella, autore di 16 reti. Ecco, un altro giocatore, sempre parlando di best scorer di questa giornata, è Adamo, questo giocatore della Giovinetto Petrosino, che in termini di marcature è solamente secondo a Ciavorella, autore di 10 reti. Ovviamente a lei il compito anche di farci conoscere le caratteristiche di questi giocatori. Adamo, diciamo che non lo scopriamo negli ultimi giorni, nel senso che lui è stato da qualche anno uno dei ragazzi in vista del movimento siciliano, è in pianta stabile nella squadra di A2 del Giovinetto Petrosino, perché il Giovinetto Petrosino partecipa sia al campionato di Serie B che al campionato di Serie A2 maschile.
E quindi diciamo che per lui Giavorella probabilmente oggi è una novità, però Adamo sicuramente è una conferma rispetto a quello che ha dimostrato anche negli ultimi anni. Credo facesse, adesso vado a memoria, credo facesse parte anche della rappresentativa che vinse la prima medaglia d'oro ai Giochi delle Isole. Quindi anche questo è un giocatore interessante che rispetto a Ciavorella è già più conosciuto nel mondo dell'handball. Ecco, la corazzata invece mano Aretusa, che per poco, solo veramente alla fine, magari se avesse realizzato qualche rete in più, si sarebbe ritrovato ben due giocatori in doppia cifra, D'Alberti e Faraci, che comunque hanno messo a segno 8 reti a testa. Dimostra questa squadra veramente comunque di avere dei buoni bombardieri. Sì, diciamo che rispetto allo scorso anno è molto ringiovanita. La Retusa, da quando è nata, sta facendo una politica importante sul settore giovanile e sulla valorizzazione dei propri giovani. Quest'anno, sicuramente la squadra è più ringiovanita, però la caratteristica della Retusa fin dallo scorso anno era quella di avere un gioco di squadra e quindi avendo un gioco che comprende, che coinvolge tutti, diciamo che è difficile che ci sia uno che si stacchi rispetto a un altro. Questa è stata sempre l'impostazione della squadra della Retusa. Bene, vediamo se siamo in grado adesso di aprire anche quello che è il capitolo della pallavolo nello Sì, Failla. sì. Ovviamente il presidente Pagaria rimane sempre in linea perché poi torneremo a parlare di pallamano. Sì. Da qualche settimana è iniziato il campionato di Serie A3 maschile di pallavolo che vede ai nastri di partenza due siciliane, l'Avimec Modica Esatto. e la nostra cara Saturnia Acicastello. Carissima Saturnia Acicastello, dove peraltro io giocavo, quindi sono Salutiamo particolarmente anche, oltre che affezionato. il vicepresidente che abbiamo in collegamento Skype, Mauro Nicosia, anche il carissimo Luigi Pulvirenti, che è il Sì. presidente della società. Ecco, ovviamente ti introduco, poi te il compito anche di interagire con Mauro Nicosia in Sì. collegamento Skype. Un inizio di alti e bassi per la Saturnia Acicastello, che ha conosciuto anche, oltre a qualche sconfitta, anche una vittoria che è servita tanto per entrare nella logica di questo campionato di A3. Un Sì. Sì. campionato di A3 che c'è da dire comunque è molto equilibrato perché ci sono praticamente 11 squadre racchiuse in 5 punti, quindi questo fa capire che è un campionato all'insegna dell'equilibrio dopo 4 giornate. Sì, però il Indica. campionato, diciamo, in questo momento è anche un po' falsato dal fatto che molte squadre non hanno giocato tutte le partite. Per esempio Modica ne ha giocate solo due, se non sbaglio. E qualcuna ne ha giocate tre, qualcun altro ne ha fatte quattro. Insomma, voglio dire, c'è questa un po' discrepanza. Poi del resto siamo ancora alle prime giornate, quindi è anche abbastanza difficile riuscire a capire effettivamente com'è l'equilibrio del campionato, però possiamo parlare con Mauro, ecco, Allora, di io prima di lasciarvi a voi e poi io entro solamente di rimbalzo, do solamente lettura per dovere di cronaca di quello che è stato il tabellino dell'ultimo match giocato dalla Saturnia Acicastello, che ha perso sul parquet amico di casa contro Palmi per 3-0, parziali 25-18, 25-22, 21-25 per la squadra calabrese. Per la Saturnia Acicastello ci sono stati 17 punti di Dal, che è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, poi 8 Pricoco, 12 Arezzo di Trifiletti, 3 Reina e 5 Fasanaro. Dall'altra parte invece 13 punti di Zappolo Guarienti, 16 di Laganà, 10 di Garofalo e 7 di Porcello. 4 punti per Pizzichini, che se non ricordo male comunque già abbiamo avuto modo di conoscere a Catania Sì, perché giocava sulla sponda dell'altra squadra in Ina 2, A2. sì. Allora, possiamo parlare di Mauro, con Mauro voglio dire, il vicepresidente che abbiamo il collegamento Skype. Parliamo dell'inizio di stagione di questa squadra, come tutti quanti sappiamo, ringiovanita
piena di giovani, di belle speranze, di buon talento, però chiaramente ancora mancante di esperienza, vero Mauro? Sì, Nello, in effetti il progetto di quest'anno della Saturni è un progetto che è stato appunto costruito con l'intento di mettere in campo una squadra giovane, piena di talenti locali, con l'obiettivo appunto di utilizzare questa stagione per far crescere quelle che sono le potenzialità che dal punto di vista pallavolistico il nostro territorio esprime, nella speranza che molti di questi possano dimostrare di essere capaci, di avere i numeri per poter sostenere lo sforzo di un campionato come quello di A3, che ha dimostrato in queste prime quattro giornate di essere un campionato molto competitivo, con delle compagini molto attrezzate, piene di giocatori di grande talento e di esperienza, che certamente rappresentano il palcoscenico ideale per portare avanti quel progetto di cui vi ho appena parlato, ovvero creare le condizioni perché ogni sfida rappresenti uno scalino in più verso la costruzione tecnica di una squadra che possa reggere l'urto di un progetto ambizioso quale quello della Saturni di Castello, cominciato l'anno scorso con un campionato di Serie B portato avanti al massimo delle potenzialità, con dei risultati che erano stati certamente molto molto lusinghieri, così come tu sì. sai, abbiamo chiuso il campionato sostanzialmente in testa con il Letoiani, con il rammarico, devo dirti, di non essere riusciti a concludere un campionato che si profilava straordinariamente interessante. Avremmo probabilmente portato avanti un testa a testa molto appassionante con il Letoiani, una bella squadra ben organizzata, che purtroppo si è concluso come voi sapete. Vabbè, comunque vi siete comunque regalati una 3, che comunque è un campionato nazionale ed è una cosa molto positiva, anche perché nell'Inter al Catanese siete l'unica squadra, perché l'altra poi in A3 è Modica, quindi è un po' più lontano. Mauro, volevo chiederti anche ecco, come si porta avanti una squadra in un periodo così difficile? Cioè, quali sono effettivamente i problemi logistici, economici, organizzativi a cui dovete fare fronte tutti i giorni? Guarda, Nello, è un grosso problema. Devo dirti, innanzitutto devo ringraziare tutto lo staff tecnico, tutta la dirigenza della società che sta portando avanti questo campionato con degli sforzi straordinari. È una situazione obiettivamente complicata, tra l'altro mai vista, non esiste in sede storica un periodo come quello che stiamo vivendo, quindi ci mancano anche sostanzialmente i riferimenti. Le difficoltà sono tante, sono difficoltà prevalentemente di ordine organizzativo, logistico, ma anche di ordine economico. Manca completamente il ritorno economico della biglietteria, noi non giochiamo a porte chiuse. Siamo esatto. Tra i pochi campionati, quelli di Serie A, che non sono stati fermati, ma che comunque giocano a porte chiuse. Non abbiamo in alcun modo nessun tipo di introito legato alla vendita dei biglietti. Devo però dire che grazie all'impegno e alla condivisione del progetto Saturni da parte dei nostri sponsor, che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto, a tutt'oggi riusciamo comunque a onorare gli impegni sportivi che ci siamo prefissati di portare avanti in un territorio come quello catanese, che più volte ci siamo detti, caro Nello, essere un territorio che ha fame di pallavolo, sì. Che considera questo sport uno sport straordinario, e noi nel nostro piccolo, come dire, stiamo cercando di sforzarci il più possibile per mantenere un minimo di normalità. In un momento in cui la normalità non l'abbiamo, e forse ne abbiamo tanto bisogno. Anche perché, Mauro, scusa se ti interrompo, così lo facciamo sapere anche al grande pubblico appassionato di pallavolo, voi dovete fare i tamponi in maniera ricorrente a tutti i giocatori, no? A tutto lo staff, e tutto questo ovviamente alla fine ha un costo. Sì, noi siamo costretti dai protocolli della Lega a effettuare un test di tamponi a settimana per tutto il gruppo squadra. Esatto. E quindi sosteniamo ogni settimana i costi relativi ai tamponi molecolari una settimana e i test rapidi la successiva ogni settimana. Questo inevitabilmente ha portato un aggravio dei costi rispetto al budget preventivato enorme,
che chiaramente pesa in maniera proporzionale rispetto a quello che è la categoria d'appartenenza. È chiaro che una società di A3, le spese legate agli screening a cui siamo necessariamente obbligati rappresentano... Sono una bella mazzata, perché ovviamente non avete un budget milionario come la 1, quindi ovviamente le vostre risorse e i vostri sponsor non sono, diciamo, così munifici come nei campionati professionistici. Ecco, su questo ragionamento, perché poi riguarda non solamente la pallavolo ma anche gli altri sport, vorrei sentire anche il presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Handball Pagaria. Ecco, in un periodo come questo, che è destinato poi a rimanere anche nella storia della vita vissuta, come bisogna affrontare queste difficoltà, che non sono poche, soprattutto per discipline sportive che già hanno di per sé tanti problemi da affrontare? Ecco, non lo sentiamo. Mi sente? Dico, intanto mi piacerebbe che diventasse un brutto ricordo, anche se la luce in fondo al tunnel ancora, diciamo, non è apparsa. Sì, noi abbiamo come dirigenti federali sicuramente il compito di tenere presente, cercare di conciliare quelle che sono le esigenze della salute con le esigenze delle società. Sicuramente nella nostra realtà è indubbio che a far fronte a tutta una serie di misure legate alla convivenza con questa pandemia, nell'ottica di continuare le attività, sicuramente è un aggravio molto molto importante. Ed è chiaro che al di là delle difficoltà, quando abbiamo scelto insieme a tutte le società di iniziare l'attività sportiva, perché farla a mano così come altre discipline di contatto sicuramente hanno avuto un ruolo importante nel cercare delle soluzioni che ci permettono di continuare le attività, anche perché per farla a mano fermare l'attività sarebbe stato, secondo il nostro federale, un grosso handicap che difficilmente si poteva colmare più avanti, diciamo. E quindi sicuramente le società si vedono gravate da tutta una serie di elementi che costituiscono i protocolli che devono necessariamente essere rispettati. Allora, visto che ci siamo, prego la regia, perché già avevamo parlato un po' di quello che è stato questo primo turno di campionato di pallamano, vediamo anche schermata la top 10, vediamo se riusciamo anche a vederla, perché poi torniamo nuovamente con ecco, la top 10. Beh, devo dire che in chiave di lettura non nascondo che riesco a intravedere Ciavarella con 16 reti e poi via via tutti gli altri. Probabilmente ci vorrebbe un'inquadratura un po' più, come dire, anche più focalizzata, perché è talmente piccola la scrittura che francamente rischierei veramente di ricorrere all'oculista per poter leggere meglio quello che intravedo in schermata. Allora, tornando invece alla pallavolo, sì. Una stagione falsata anche da partite rinviate, sì. Diventa anche una guerra di nervi a questo punto. Sì, questa è una domanda che giriamo direttamente a Mauro. Sì, devo dire che in effetti la situazione non è delle migliori. Quando prima facevo riferimento agli aspetti logistici, mi riferisco anche al fatto che ci si trova magari, a causa della presenza di alcuni positivi nelle società che concorrono al campionato di Serie A3, a dover saltare magari turno, due turni di campionato, oppure, come è successo a noi, di dover recuperare una partita il mercoledì e quindi dover sostenere tre partite nell'arco di 7 giorni. Questo inevitabilmente incide sulla costanza di rendimento legata alla necessità, come tu sai, Nello, in uno sport come la pallavolo, dove la cadenza degli allenamenti è fondamentale,
la necessità di avere delle programmazioni, soprattutto in un campionato come la Serie A3, che è un campionato molto competitivo, inevitabilmente ha un ruolo e soprattutto in una squadra come la vostra, che essendo giovanissima ancora bisogna che si assesti, no? I giocatori hanno bisogno di assestarsi nei vari ruoli e quindi come tale avrebbero bisogno più di allenarsi, ecco, in questo periodo, più che giocare continuamente. Ma guarda, devo dire, sono importanti entrambi, anche tu sai, la partita è fondamentale perché la tensione legata appunto all'evento competitivo della partita è fondamentale anche in chiave di crescita. Sì. Certo è vero che il contesto che stiamo vivendo fa mancare quei punti di riferimento a cui facevo riferimento prima, un allenamento costante sotto la guida di Mauro Puleo, che tu conosci, sai, come no? Certo. Di grandissima competenza, ed è anche la chiave attraverso la quale noi speriamo di portare avanti questo processo di crescita del nostro roster. E inevitabilmente risente. Noi per esempio abbiamo dovuto saltare la prima partita a causa di un falso positivo, poi siamo poi stati costretti ad una maratona di 3 partite che inevitabilmente ha delle ripercussioni sulle prestazioni della squadra. Certo. Squadra che comunque, devo dire, sta dimostrando grande impegno. Ecco, questo volevo chiederti proprio questo. Parliamo un attimo da un punto di vista tecnico. Dopo queste 4 giornate siete dove vi aspettavate? No? C'è qualcosa che è andato meglio o qualcosa che è andato peggio? Ma guarda, è un po' presto per fare dei bilanci. Sì, ovviamente sono solo 4 giornate, certo. Sono solo 4 giornate, soprattutto sono 4 giornate maturate nel contesto che ho appena finito di rappresentare. Quindi sai, insomma, sarebbe poco opportuno in questo momento, sì, dire, dare delle valutazioni. Posso dirti che ci sono delle conferme importanti. Per esempio, noi abbiamo avuto la conferma che Ulrik Dahl è un giocatore che può, anzi, può rappresentare nell'ambito della Serie A3 una ottima opportunità. Sì. Per questa squadra, sai, essendo un giocatore che veniva da una realtà pallavolistica completamente diversa rispetto alla nostra, era chiaramente una scommessa che la Saturnici Castello ha fatto assieme a dei giocatori che, come ti dicevo prima, rappresentano comunque un importante pilastro nel processo di crescita tecnica del roster. Mi riferisco a Pepe Zito, che è un ragazzo dalla grandissime capacità e che ha certamente un'esperienza. È quello che ha più esperienza di tutta la squadra, no? Bene. Allora, io devo stopparvi per ragioni ovviamente pubblicitarie. Rimanete ovviamente in collegamento Skype sia Mauro Nicosia, vicepresidente della Saturnici Castello, nonché anche il presidente regionale per quanto riguarda la Federazione Italiana Gioco Handball Pagaria. Io saluto Nello Failla. Ciao Giovanni. Andiamo in pubblicità, poi ritorneremo, parleremo anche di ciclismo e Mario Capzoni. Pubblicità. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania.
come nuovo, più del nuovo. La carrozzeria Puglisi e Aiello è il centro benessere della tua auto. Ti offre una cura di bellezza straordinaria per tutte le autovetture ed è officina autorizzata Lancia, Opel e Hyundai. Specializzata nel lifting dei modelli Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mercedes e Porsche. La carrozzeria Puglisi e Aiello assicura riparazioni speciali per i danni da grandine ed altri agenti atmosferici. Tutti i nostri interventi sono coperti da garanzia. Rivolgiti a noi anche per la meccanica e la gestione delle pratiche assicurative. Possibilità di soccorso stradale ed auto di cortesia. Ci trovi a San Gregorio in via Catira 20A, sul viale Europa a due passi dalla tangenziale. Infoline 095 52 42 70. Carrozzeria Puglisi e Aiello. Come nuovo, più del nuovo. Ciao, quando finisci le cartucce o i toner per la stampante, vieni da Prink. Trovi sempre la cartuccia che cerchi, perché io le ho tutte. Prink, cartucce ad ogni costo. Cartucce e toner? Vieni da Prink. A Catania, in Viale Vittorio Veneto 13, telefono 095 37 27 28. Prink, orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20 e il sabato sino alle 13. Prink! Bene, rientrati in studio dopo la pausa pubblicitaria, vado a salutare Valerio Capzoni. Valerio Capzoni, buonasera. Giovanni, ben ritrovato, è un piacere essere qui con te, con i nostri amici a casa, dopo tutto questo tempo. Parliamo di ciclismo, ovviamente abbiamo anche in onda, il, sempre in collegamento Skype, il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball per quanto riguarda la regione Sicilia-Pagaria e il vicepresidente per quanto riguarda la Saturnia AC Castello Nicosia. Ecco, visto che parliamo di ciclismo, come dire, forviamo, vi chiedo anche qual è il rapporto che voi avete con il mondo della bicicletta, anche per conoscere un po' quelle che possono essere eventuali vostre digressioni sportive. Pagaria e poi Nicosia. Ah, io in realtà ho anche avuto un trascorso da ciclista da giovanissimo. Ero un corridore della, dell'Humanitas Vienna come società sportiva di ciclismo. E quindi vi dico subito che ho smesso perché era veramente uno sport di grande sacrificio. Nel senso che è sicuramente una battuta ed è ammirabile chi fa questo tipo di attività, perché è l'essenza dello sportivo che dimostra di avere una grande capacità di resistenza e tenacia per poter svolgere questo tipo di attività. Nicosia, invece, lei con il mondo della bicicletta? Ah, guardi, io sono un utilizzatore seriale della bici per fare la spesa, insomma. No, dico, a parte tutto, mi piace molto, è uno sport che seguo tantissimo. Quando ci sono i grandi eventi televisivi, insomma, non posso mancare gli appuntamenti del Giro, del Tour. Tra l'altro, insomma, è uno sport che ha una narrazione straordinaria, costellato di straordinari uomini che hanno fatto la storia dello sport, quindi insomma è molto bello, mi piace molto. Allora, Valerio Capzoni, parlando di ciclismo, è una stagione questa molto corta, che sappiamo benissimo è stata forzata da quella che è stata l'emergenza Covid-19, falsato anche il calendario quello abituale, ci siamo ritrovati la Milano-Sanremo, il Giro di Lombardia ad agosto, il Tour de France e il Giro d'Italia in autunno. Ecco, che 2020 è stato, di certo non è stato un anno come tutti gli altri, è stato un anno in cui abbiamo avuto modo anche di conoscere le cosiddette nuove leve che dovrebbero essere i protagonisti di questo decennio che è appena iniziato. Esatto, Giovanni, possiamo dire che si tratta di un anno surreale. È stato un anno surreale, sicuramente indimenticabile per tutti coloro che amano questo sport, ovviamente parlando di ciclismo. E se vogliamo condensare tutto quanto in,
in una frase, diciamo che è stato l'anno in cui si sono affermate queste nuove leve e quindi c'è stato questo ricambio generazionale che è già in atto, e diciamo c'è stata un'ulteriore conferma. E poi nei grandi giri abbiamo avuto sia al Tour de France che al Giro d'Italia che alla Vuelta a Spagna dei distacchi tra il primo e il secondo al di sotto del minuto, che vuol dire che è segno di un grande equilibrio, di un grande livellamento nelle grandi corse a tappe. Il Tour de France è stato vinto da un giovanissimo Pogacar, 21 anni, che ha battuto proprio sul filo di lana il connazionale Roglic con una giornata drammatica sportivamente parlando nella cronometro, nella cronoscalata della planche del Belfield. E poi al Giro d'Italia abbiamo avuto la bellissima lotta negli ultimi giorni che si è andata configurando tra Tao Geoghegan Hart, nome difficilissimo di questo giovane inglese che... Un buon scioglilingue per abituarsi a pronunciarlo. Sì, infatti io lo pronuncio sempre lentamente perché non è per niente facile pronunciarlo, e il quasi coetaneo Jay Hindley della Saweb. Si sono disputati questo Giro d'Italia nelle ultime tappe di montagna e poi c'è stato questa... il successo nella cronometro finale di Milano, perché erano partiti appaiati nell'ultima tappa, avevano lo stesso tempo. E poi c'è stato il duello alla Vuelta che rispetto al Giro d'Italia, al Tour de France, ha avuto una durata minore, perché doveva esserci la partenza dall'Olanda, così non è stato, quindi le prime tre tappe sono state depennate e la Vuelta è durata tre tappe in meno praticamente. E c'è stato il duello tra Roglic e Carapaz, che si è praticamente a disputato la vittoria finale con Roglic fino praticamente all'ultima tappa, e per circa 20 secondi non è riuscito. Allora io ti vorrei fare una domanda, perché inevitabilmente, parlando di questo 2020, non possiamo non parlare del Giro d'Italia in Sicilia. Esatto. È stato il momento, diciamo, più importante per la nostra isola. Quest'anno il Giro in Sicilia, ci prepareremo anche il prossimo anno ad ospitare alcune tappe del Giro d'Italia 2021. Ecco, come sono state queste tappe siciliane del Giro? Un arrivo anche sull'Etna, quindi in quota. Tutto sommato la Sicilia ha dimostrato ancora una volta di valere le 3-4 tappe previste del Giro d'Italia. Non solo la Sicilia vale le 3-4 tappe previste del Giro d'Italia, e come è stato quest'anno, come è stato negli anni passati e come ci auguriamo sarà anche l'anno prossimo, perché l'assessore Mario Messina parlava, insomma, di discutere con RCS di 3 tappe addirittura l'anno prossimo per quello che riguarda il Giro d'Italia in Sicilia, detto che quest'anno il Giro di Sicilia non l'abbiamo potuto vedere perché non è stato disputato, quindi siamo in credito con RCS almeno di un Giro di Sicilia, e l'anno prossimo il Giro di Sicilia è confermato. Non solo questo, ma al Tour de France e al Giro d'Italia i migliori corridori italiani sono due siciliani, perché abbiamo avuto il nostro Damiano Caruso al Tour de France che si è piazzato decimo, quindi top 10 per Damiano, assolutamente imprevista e imprevedibile, perché lui ha lavorato da gregario per Michel Landa, e Vincenzo Nibali al Giro d'Italia si è piazzato settimo. Magari noi ci auguravamo qualche posizione più su in classifica, però c'è da dire che Vincenzo ha lottato come un leone, ha trovato dei corridori che sono andati più forti di lui. La Sicilia ha ospitato queste prime 4 tappe del Giro d'Italia, sono state tutte tappe molto belle, molto combattute, spettacolari. C'è stata la vittoria di Top Ganna, ormai come viene chiamato dagli addetti ai lavori e dagli appassionati, Filippo Ganna, che ha vinto la cronometro d'apertura da Monreale a Palermo in una giornata caldissima e ventosissima. Poi c'è stata la bella vittoria di Diego Ulissi in un arrivo tagliato per le sue caratteristiche come quello di Agrigento, in un finale in leggera salita negli ultimi 3 km ha praticamente bruciato i concorrenti, i diretti avversari, tra cui Peter Sagan, che ha onorato il Giro d'Italia fino in fondo vincendo anche una tappa. E poi c'è stata la bellissima tappa dell'Etna, la Enna Etna, che ha visto subito in apertura la disgraziata caduta di Geraint Thomas nel trasferimento da Enna Alta a Enna Bassa. È caduto su una borraccia persa da un corridore della Bahrain McLaren, un dosso, Thomas cade su questa borraccia e praticamente arriva sì sul traguardo dell'Etna, ma il suo Giro d'Italia finisce lì,
perché la caduta è stata troppo violenta e le conseguenze fisiche riportate sono state importanti. Nella stessa tappa Simon Yates ha accumulato un ritardo notevole che lo ha praticamente estromesso dalla classifica, poi trovato positivo al coronavirus ha dovuto abbandonare la corsa, e lì abbiamo avuto invece una bellissima prestazione del nostro Giovanni Visconti, che è stato anche maglia azzurra di miglior scalatore nelle tappe successive, ma sull'Etna ha sfiorato la vittoria. Purtroppo nella fuga si trovava con lui Caicedo, che ha vinto per pochi secondi, e quindi Giovanni per la seconda volta in carriera al Giro d'Italia dopo il 2018 a Santa Ninfa arriva secondo in una tappa in Sicilia, stavolta sull'Etna. E poi il giorno successivo c'è stata la Catania, Villa Franca di Rena, quindi partenza da Piazza Università. Noi eravamo presenti, Piazza Università vuota, e non è stato bello da vedere, è stato abbastanza triste. Eravamo presenti noi addetti ai lavori, ma il pubblico si è potuto piazzare lungo il percorso soltanto molto più in là, lungo Via Etnea. Del resto quest'anno la minestra era questa, quindi o così o niente. Infatti anche gli accessi sull'Etna erano stati limitati per i tifosi, e quindi la Catania Villa Franca Tirena ha visto la vittoria allo sprint di Arnaud Demar, prima delle quattro vittorie in volata del velocista francese, che ha dominato il campo per quello che riguarda le ruote veloci. Quindi quattro tappe in Sicilia, una più bella dell'altra, e per noi il bilancio è stato assolutamente positivo. Allora abbiamo sempre in collegamento Skype per quanto riguarda la pallamano Sandro Pagaria e per la pallavolo Mauro Nicosia. Vado da Pagaria. A questo punto affrontiamo un po' quel che sarà questa seconda giornata del torneo di handball per quanto riguarda la Serie B siciliana. Possiamo anche vederlo in grafica, i match più interessanti, Pagaria, che possiamo sottolineare, e cosa si prospetta da questo secondo turno? Ma io credo che parlare alla seconda giornata dei match più interessanti, diciamo che è un azzardo. Ancora i valori in campo sono tutti da scoprire, e proprio per questo motivo ritengo che sono tutti e quattro dei match interessanti. Tra l'altro quest'anno il campionato Serie B Deco, che con la partnership di Deco Gruppo Arena, sicuramente merita una grande attenzione, perché come dicevo nel mio precedente intervento stiamo parlando di tutte e otto le squadre che hanno ringiovanito il proprio roster, e quindi diciamo che l'obiettivo del campionato cadetto è sicuramente quello della valorizzazione dei giovani siciliani. E proprio per questo motivo, proprio per la voglia di emergere dei giovani, credo che assisteremo a tutte le partite con grande interesse, perché hanno tutta la voglia di emergere. Ecco, vediamo la grafica, così diamo lettura di questo prossimo turno. Era stato, ecco, Agribù, Cicli, il Giovinetto, Girgenti, Pallamano Aretusa, NHC Rosolini, Pallamano Avola, Etna Mascalucia, Leali, Marsala. Questi sono i match di questa giornata, che ovviamente vi invitiamo sempre a seguire e vi commenteremo la prossima settimana, sempre con l'angolo dedicato alla palla a mano. Per quanto riguarda invece la pallavolo, Mauro Nicosia, l'impegno da parte della Saturnia Cicastello vede la squadra impegnata in trasferta contro la Versa, che in questo momento occupa, se non erro, l'ultima posizione di classifica, il fanalino di coda. Versa ha giocato solo due partite quest'anno proprio a causa dell'emergenza che l'ha vista dover saltare due partite a causa della positività di alcuni loro atleti. La classifica non è certamente attendibile a causa appunto delle tante partite che saltano. È una squadra da Versa ben costruita, ha delle personalità importanti, insomma sarà una sfida importante, un altro di quei tasselli a cui facevo riferimento che certamente la squadra affronterà con il massimo dell'impegno nel tentativo di riuscire a portare a casa un risultato soddisfacente. Il campionato è un campionato molto livellato, ci sono delle partite interessanti, c'è Grotta Azzolina che giocherà con Lecce, è una partita che già si presenta come una partita di vertice. Stiamo a vedere, stiamo cercando di crescere insieme al gruppo e alla squadra, e sicuramente la partita di Aversa sarà un altro tassello verso questo obiettivo che stiamo portando avanti.
Valerio Capzoni, abbiamo fatto un passan veloce, forse anche troppo rapido, di quelli che sono stati i momenti importanti di questo ciclismo. Ci faremo nelle prossime ci faremo ovviamente, avremo modo di poterlo fare, ma del resto la stagione ormai è finita, la stagione oramai è finita. Ecco, i ciclisti siciliani, tu hai fatto cenno di Visconti, che è stato protagonista in una delle tappe siciliane, in quella che ha avuto l'arrivo sull'Etna, sul versante di Lingua Glossa, gli altri siciliani in questa stagione 2020, ecco, che bilancio possiamo da questo punto di vista trarre come riassunto definitivo di questa stagione? Ovviamente io ho citato i tre esponenti più famosi, che sono sempre Vincenzo Libani, Giovanni Visconti e Damiano Caruso, che anno dopo anno crescono di età ma ci regalano sempre grandi prestazioni, ma dietro di loro ci sono dei ragazzi che hanno per esempio quest'anno al Giro d'Italia fatto vedere cose molto interessanti: Filippo Fiorelli, Francesco Romano, spesso in fuga il vittoriese, il palermitano piazzato nella top 10 in diverse occasioni, è passato per primo sul Sestriere nella tappa finale. Abbiamo avuto Salvatore Puccio, che sempre siciliano è, anche se diciamo il suo legame con la Sicilia è un po' così, un po' più lento rispetto agli altri, che si è distinto in un paio di fughe al Giro d'Italia. Quindi bilancio positivo, i siciliani si sono fatti vedere, peccato non aver visto Leonardo Tortomasi all'Opera Lavini Zabù al Giro d'Italia, però speriamo che questo corridore abbia un pochettino più spazio l'anno prossimo in formazione. Da segnalare che Visconti cambia squadra e l'anno prossimo correrà nella Bardiani e non più nella Vini Zabù, mentre per quello che riguarda Nibali aspettiamo in questo 2021 le Olimpiadi, perché era il suo obiettivo del 2020 e vedremo se sarà in grado di piazzare una zampata anche in qualche corsa di un giorno, dove sicuramente è ancora in grado di dire la sua. Comunque mancano quelli che sono i traguardi di un certo rilievo, mondiali, olimpiadi, che lo hanno visto purtroppo sfortunato. Ricordiamo la caduta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, che non ha creato poi tutt'altro che problemi al ciclista siciliano, perché poi ha dovuto ripartire da un intervento che comunque ha creato delle noie al vincitore. Sa che dopo un'attesa di 5 anni non, a Tokyo non ci regali una soddisfazione enorme. Nibali è un campione, è in grado, un fuoriclasse, di piazzare il colpo vincente in qualsiasi momento, però ci sono questi giovani che avanzano e nell'arco delle 3 settimane nei grandi giri sicuramente ora la concorrenza si è fatta più agguerrita per lo squalo dello stretto. Da segnalare il 10° posto al campionato del mondo di Damiano Caruso, migliore degli italiani a Imola, ha disputato una corsa di altissimo livello, quindi per il ragusano quest'anno stagione da incorniciare, vittoria al circuito de Ghezco, non vinceva individualmente da 7 anni Damiano. Damiano Caruso, che faremo in modo di averlo anche in collegamento Skype, Valerio. Sì. Dopo questo mese, insomma, questo periodo in cui lui è a casa con la famiglia, vedremo di averlo come ospite prossimamente per parlare un po' anche della prossima stagione, per fare un po' il punto su quella che è stata la sua stagione 2020. Allora, siamo alle ultime battute di questo primo appuntamento con lo sport, quindi vado anche a chiudere con un saluto, perché poi rientriamo in studio per le ultime news. Ringrazio ovviamente, e lo farò con questa ultima battuta, Mauro Nicosia, della vicepresidente della Saturnia ACI Castello. Ecco Nicosia, abbiamo parlato di Dal, che è un giocatore molto interessante, che potrebbe dare molto a questa squadra. L'obiettivo da voi prefissato qual è? Quello di un campionato tranquillo, presumo. E questo sì, l'obiettivo che noi ci siamo prefissati è quello di creare una sinergia tra giocatori che sono delle promesse della pallavolo siciliana, affiancandoli a delle realtà consolidate, a persone e a giocatori che hanno esperienza da vendere, che possono rappresentare il giusto punto di riferimento per far crescere tecnicamente questo gruppo. Dal appunto è un giocatore che ha dimostrato e sta dimostrando tutto il suo valore. Ci sono anche tanti altri ragazzi, non vorrei nominarli perché corro il rischio di perdere
qualcuno e gli farei un torto. Assieme a tanti altri giocatori che hanno già accarezzato la Serie A, l'hanno già vissuta in anni passati, come Pricocco, come Arezzo, sono tutti giocatori sui quali noi facciamo grande affidamento nel tentativo di portare avanti quello che è il nostro progetto, ovvero quello di far crescere tecnicamente un gruppo e portare avanti un progetto che l'anno prossimo può cominciare a darci, speriamo, grandi soddisfazioni. Presidente Pagaria, ovviamente il nostro è un appuntamento fisso tutte le settimane, è una partnership che avrà modo anche di far conoscere, stiamo iniziando già a memorizzare i primi nomi, abbiamo già citato Ciavarella in primis, ma conosceremo tanti altri giocatori e penso che li avremo anche in collegamento Skype. Ecco, la Pallamano siciliana riparte quindi con questo campionato di Serie B, in prospettiva abbiamo poi anche altre squadre comunque nei campionati maggiori, ecco, sarà un campionato avvincente, ovviamente da questa prima giornata abbiamo citato la grande prestazione della Pallamano Aretusa, però poi tutto sommato ci sono i presupposti per vedere spettacolo ed equilibrio. Sì, sì, quello che noi immaginiamo è proprio questo, perché le squadre sono tutte ben attrezzate, tra l'altro la condivisione di inizio stagione con le partecipanti al campionato di Serie B ci fa ben sperare sulla volontà e l'entusiasmo che c'è parallelamente alla consapevolezza del momento difficile. L'augurio che posso fare al tutto il movimento è chiaro che non può non passare attraverso l'auspicio di una continuità, nella consapevolezza che questa continuità potrebbe essere intaccata rispetto a quello che è la pandemia, le conseguenze della pandemia. Però diciamo che intanto siamo contenti che abbiamo superato la prima giornata di campionato e ci apprestiamo con l'intero organico della Serie B ad affrontare la seconda giornata di campionato. Bene, allora prima di chiudere do anche una notizia di tennis, perché c'è un siciliano impegnato al torneo ATP 250 di Sofia, che è l'avolese Caruso, che ha superato il turno per quanto riguarda gli ottavi di finale battendo il favorito, almeno per quanto riguarda la classifica, Ogier Alassin, e giocherà questa sera con match previsto per le ore 20 contro il francese Richard Gasquet, che comunque è sempre un giocatore di una certa esperienza. Per completezza ovviamente di informazione diciamo che Sinner nel pomeriggio ha battuto De Minor vincendo per 2-7-1 con i punteggi di 6-7, 4-6, 1-6, alla fine Sinner in semifinale, speriamo che questa sera la volesse Caruso gli faccia compagnia in modo da avere due italiani, tra cui un siciliano, nelle semifinali del torneo ATP 250 di Sofia. Valerio Capzoni, prima di chiudere non se ci mi sono... consenti una battuta, i Caruso sportivamente parlando insomma sono forti. Allora, un'ultima battuta. Ormai è stato espletato tutto il calendario 2020, mi sembra di capire che non è rimasto praticamente nulla. È stato un calendario file zip, è stato zippato, in 3 mesi hanno recuperato i 5 mesi di fermo, quindi una cosa folle mai vista, gare sovrapposte, alcune annullate, definitivamente come la Parigi-Roubaix, l'Amstel-Gorreschi. Fa male non vedere la Parigi-Roubaix, che è una classicissima... Fa male, ma la cosa che fa preoccupare è che già alcune corse del prossimo anno sono state annullate. Perché in Australia le due corse World Tour, a cominciare dal Tour Down Under e poi la Cadel Evans Great Oceans Race, non si disputeranno, così come è stato annullato anche il Tour of Yorkshire. Quindi questo coronavirus, questa pandemia, anche se pare che ci sia un vaccino all'orizzonte, almeno così è stato detto ieri, però la pandemia si sta riverberando anche sulla stagione 2021 del ciclismo, quindi vedremo che cosa succederà e aspettiamo di sapere come sarà disegnato il calendario e per quello che ci riguarda il Giro d'Italia come e in che modo toccherà la Sicilia. Va bene, allora andiamo a chiudere. Io vado a salutare il vicepresidente della Saturnia Cicastello, Mauro Nicosia, grazie per essere stato questa sera qui con noi, Nicosia. Grazie a voi, grazie, alla prossima. Avremo modo di averla anche in altre occasioni, come sicuramente avremo in altre occasioni ospite in collegamento Skype, se lo vorrà magari venire qui direttamente a Catania, il presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Handball, Sandro Pagaria.
che saluto e lo ringrazio per questo primo appuntamento in collegamento Skype. Grazie a voi, sarà sicuramente un piacere rivedervi. E poi, sì, grazie a lei di nuovo. Auspicando di persona. Certamente, con grande piacere. E poi Valerio Capzoni, che invece avremo tutte le settimane qui, come anche Nello Failla. Valerio, buonasera, Giovanni, anche a te. È stato un piacere, buonasera a te e buonasera agli amici a casa. Bene, siamo in chiusura, a me non resta che augurarvi la più cordiale buona serata, vi rinnovo l'appuntamento con All Sports per giovedì prossimo, sempre alle ore 19.